Care amiche e cari amici, anche oggi, anche ora, vi voglio parlare del tema degli stalker, dei molestatori, delle persone che fanno bullismo, cyberbullismo, e non solo nel web, ma anche nella vita reale, perché purtroppo di persone così ne avremmo conosciute tantissime. E adesso mi sovvengono in mente le parole di Giuseppe Simone e anche quelle di Matteo Montesi, i quali hanno detto in alcuni loro video che non ci sono amicizie nelle reti sociali. Non ci sono delle vere amicizie sul web, più di quanto possano esservi amicizie nella vita reale, perché il più delle volte non ci sono neanche amicizie nella vita reale. Sono tutti conoscenze, amicizie superficiali che ti chiedono, magari stanno con te per divertirsi. Ma non sono vere amicizie. L'amicizia è una cosa più unica che rara. E quindi mi sovvengono in mente le parole di Matteo Montesi e anche di Giuseppe Simone circa l'amicizia in Facebook, Instagram, YouTube. Ma non è che internet abbia cambiato le cose. In effetti, è sempre stato così. Sin da quando io ero giovane, l'amicizia è una cosa più unica che rara. Un'altra sono le amicizie superficiali, le conoscenze, le frequentazioni. Ma l'amicizia vera è una cosa molto unica. Se ce l'hai, la devi tutelare, perché chi trova un amico, dice il proverbio, trova un tesoro. E la vera amicizia è un tesoro, ma è molto raro trovarla. Più che altro sono delle frequentazioni che poi, tanto nella vita reale come sul web, che nel web si frequentano persone della vita reale, quindi non è tanto una vita finta quella del web, ma coloro che iniziano come amici possono terminare come nemici. Coloro che ti amano poi ti odiano. Quindi diventano, tanto nella vita reale come in internet, sul web, nelle reti sociali, nei social network, finiscono con essere degli hater, degli stalker e dei bulli, coloro che erano amiche ed amici o qualcosa in più precedentemente, perché magari gli altri se ne fregano, tagliano e ti scordano, ma si può passare facilmente dall'amore all'odio e allora si fanno delle persecuzioni. Le persone iniziano ad odiarti, ad attaccarti sul personale ed anche a volerti ferire con tutte le cose che sanno che sono delle vulnerabilità, dei difetti, degli errori. Credono di comprenderti, come è successo a me con quella signora havaiana che credeva aver compreso quali fossero le mie vulnerabilità, invece non ha capito niente, anche perché critica i miei video e non parla italiano, parla inglese e lo parla pure male. Quindi che avrà compreso di me? Non lo so. Però è così. Per anni mi ha ammirato, soprattutto in Instagram, e poi si è messa ad odiarmi, si è data a farmi dello stalkeraggio. Ma è proprio vero quello che dicono Giuseppe Simone e Matteo Montesi. Nel web non esiste la vera amicizia, perché
e forse anche nella vita reale è molto difficile trovarla, ma esistono conoscenze, contatti, queste cose qua. Voleva essere una precisazione verso sera e volevo provare questo vecchio tablet per vedere se è ancora buono per filmare. Mi sto filmando con la filmatrice di 2 megapixel che filma in 1080x1440, però pesa una cifra questo tablet. Allora adesso smetto il filmato. Comunque era un acchiarimento. Questi stalker, che sono dei falliti, che hanno la vita rovinata, che non riescono a realizzare nulla e devono ridurre gli altri al loro stesso livello, anche perché interpretando gli altri li interpretano per come possono. Quindi, siccome sono in mala fede, oltretutto credono che gli altri li attacchino a loro, si credono minacciati, poverini, e così arrivano a minacciare gli altri. Ma è un gioco degli equivoci, i loro equivoci, che purtroppo pesano su tutti gli altri. Allora vi ringrazio di avermi seguito, qui il vostro Sant'Enchan, un'altra riflessione sugli stalker. E niente, ho citato quello che pensano Matteo Montesi e Giuseppe Simone. Le vere amicizie sono difficili in rete. Tutti ti appoggiano, tutti bravo di qua, bravo di là, bei video che fai. Poi difficilmente. Io ho pochi amici che ricondividono i miei video per aiutarmi. Hortus Biologicus, Lolotez 1, La Civa il Ciango e qualcun altro. Però tutti gli altri, bravo di qua, bravo di là, e poi non ti aiutano. E allora a che serve? Aiutatemi, condividete anche questo video, commentatelo per farmi sapere cosa ne pensate e condividetelo affinché anche altre persone possano esprimere il loro pensiero. Vi ringrazio ancora una volta. Queste sono state delle brevi considerazioni di sera, chissà quando caricherò questo video, per farvi sapere ancora una volta cosa penso degli stalker, gli haters e i trolls e i fake e i bulli, e anche per provare questo tablet, perché poi vedrò, lo dovrò appoggiare sul tavolo per vedere se registra bene, per non consumarmi il cellulare, i cellulari che ho, che sono già vecchi. Questo è ancora più vecchio come tablet, ma se regge, regge. Arrivederci e grazie.